Strade allagate, disagi a Chioggia per le violenti piogge con un grosso quantitativo di acqua caduto in pochi minuti, meno di un quarto d'ora. Dopo la bomba d'acqua, numerose le chiamate centralini di Polizia Municipale e Vigili del Fuoco che sono intervenuti per riportare alla normalità la situazione e per svuotare garage e cantine allagate. All'opera anche la Protezione Civile per ridurre al minimo i disagi e riportare al più presto la situazione sotto controllo lungo le strade, ma soprattutto in giardini, cantine e garage. A seguito di una bomba d'acqua che ha preso il nostro territorio, si sono allagate molte viabilità, la situazione però è sotto controllo grazie all'intervento della protezione civile e della polizia locale che deviano il traffico nelle viabilità interessate. Disagi anche per i negozianti, oltre che alla viabilità e ai residenti. In particolare le zone più colpite sono in periferia, nei quartieri di Borgo San Giovanni e Brondolo, rispettivamente in via Granatieri di Sardegna e via Padre Emilio Venturini, ma anche a Sottomarina. Prematuro parlare di danni causati dal maltempo. Di certo non è la prima volta che accade in questo territorio, anche se stavolta il fenomeno è stato particolarmente violento. Era già successo, ormai questi non sono più fenomeni eccezionali, ma sono quasi ordinari, questo probabilmente dovuto ai cambiamenti climatici. Le segnalazioni di allagamenti stavolta sono arrivate anche dal centro e da via Ridotto Madonna nei pressi dell'ospedale. In alcuni casi provvidenziale è stato l'intervento della Protezione Civile e dei pompieri che con le pompe hanno svuotato i garage interrati. Disagi e segnalazioni di allagamento anche dall'ospedale, ma la situazione è tornata in pochissimo tempo alla normalità.